Figlio d'arte, Kim Rossi Stewart inizia presto la sua carriera di attore, per poi arrivare anche alla regia, ma dietro questo desiderio si nascondeva l'anima dello scrittore. Così, al giro di boa, Kim sorprende con il suo primo libro, Le guarigioni, edito dalla Nave di Teseo. 5 racconti scritti all'apparenza da 5 scrittori diversi per altrettanti personaggi in cerca di un'espiazione. Presentato presso la Feltrinelli di via Appia Nuova, il freddo, che poi tanto freddo non è, non si risparmia nonostante un brutto raffreddore. Si apre e pone davanti ad un pubblico numeroso la sua visione del bene e del male. Il tema non è non raccontare il male, anche proprio questo libro ne è la testimonianza. Il male è imprescindibile dal racconto. È l'unica cosa, secondo me, dalla quale bisogna tenersi alla larga e stare attenti a non fare un'apologia del male, quindi non identificarsi in maniera più o meno subliminale con quel male e quindi promuoverlo. L'impulso di scrivere io ce l'ho da quando avevo 13 anni, perché ho sempre scritto. Il libro invece nasce perché me lo hanno proposto. Stavo promuovendo un film di regia che avevo fatto, avevo pubblicato per promuoverlo uno stralcio di questo soggetto e più di un editore mi ha proposto questa cosa. Io all'inizio ero un po' perplesso, poi di fatto mi sono trovato alla scrivania felice di questa nuova esperienza. Il racconto a cui Kim si riferisce è il maniaco inesistente, divenuto il soggetto del suo secondo film come regista, Tommaso. Stiamo già parlando perché anche un altro racconto possa dar vita al prossimo film, confessa. E in attesa di vederlo al cinema, non resta che darsi alle guarigioni.